bentornati sul canale Sono Italiano. Oggi con le ultime notizie come Stefano De Martino è un presentatore affermato che negli ultimi anni ha partecipato a diversi show di successo come Bar Stella. Ma che cosa ha dichiarato esattamente su una conduttrice? Stefano De Martino, ultimamente, è stato al centro delle cronache per il suo riavvicinamento a Belen Rodriguez, da cui non aveva mai divorziato. Ora lui è impegnato con un nuovo programma che andrà in onda su Rai 2 per buona parte di quest'estate. Ma che cosa ha detto riguardo una collega? Stefano De Martino e le parole che lasciano a bocca aperta. Stefano De Martino è un volto molto apprezzato dai tanti spettatori che lo seguono in tutti i suoi show. Ha iniziato la sua brillante carriera nel 2009, partecipando alla nona edizione di Amici dove riuscì ad arrivare alla semifinale. Già in quel famoso talent show aveva colpito positivamente il pubblico che poi gli è rimasto fedele. Successivamente è tornato nella trasmissione che gli ha aperto le porte del vasto mondo dello spettacolo lavorando come ballerino professionista, insegnante di danza e coreografo. In seguito però ha intuito che quella non era la sua strada e così si è dedicato con passione e impegno alla conduzione. Nel 2016 ha partecipato a Selfie, Le cose cambiano in cui è stato uno dei mentori. Tre anni dopo, invece, è stato al timone di Made in Sud. Più di recente però i fan l'hanno visto nel ruolo di giudice di Amici in edizione serale dove faceva parte del trio formato anche da Stash dei Colors e dal principe Emanuele Filiberto. Sempre misurato e posato nei suoi commenti ha dato un'ottima prova. Ma allora come si spiega una frase con cui avrebbe gelato una conduttrice? Nuovi impegni all'orizzonte. Stefano De Martino, come accennato, è pronto per dedicarsi a un nuovo show, Team Samelz, ovvero 6 puntate di musica live che lo porteranno in alcune splendide piazze italiane di città come Roma, Portopiccolo, Rimini. A salire sul palco di questo evento itinerante saranno 80 artisti diversi, tra cantanti nazionali e internazionali. In questa avventura il conduttore napoletano non sarà solo, infatti a tenergli compagnia ci sarà Andrea De Logo. La coppia, per l'occasione, ha rilasciato un'intervista come riporta 361 Magazine. Il presentatore campano ha subito dichiarato, riferendosi alla collega non mangia carboidrati da 4 giorni. Andrea ha precisato di aver scelto abiti pezzi unici di una taglia in meno della sua e che per questo motivo è attenta a ciò che mangia. Da parte sua il collega ha deciso di sostenerla in quest'impresa. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale per ricevere le ultime novità prima degli altri. Ci vediamo nei prossimi video. Ciao.